Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a parlare di genitori da parco giochi. Oggi andremo a parlare di tutti quei tipi di genitori che si possono incontrare all'interno dei parchi giochi. Ora che avete cambiato il pannolino, ora che avete svezzato il vostro piccolo, ora che gli avete insegnato a giocare, ora che l'avete iniziato a portare all'asilo, arriva il fatidico momento di portarlo al parco giochi. E lì si possono fare gli incontri più belli. Genitore numero 1. Genitori di fenomeni. Sono quei genitori che quando stanno lì a giocare con il proprio figlio si avvicinano a qualcun altro e dicono: mio figlio ha camminato a 9 mesi, il tuo no? Oppure pensa che la mia bambina a 15 mesi sapeva già vestirsi da sola. Genitore numero 2. I genitori freedom. Fanno fare al figlio quello che vuole. Saltare come un forsennato sui gonfiabili, giocare a pallone dove non si potrebbe, starsene seduto all'inizio dello scivolo senza far passare nessuno, oppure spingere quelli che stanno sullo scivolo davanti a lui. Al numero 3 ci sono i genitori perfetti. Parlano solo di pappe e percentili, sanno di non essere perfetti e cercano comprensione, recitano un ruolo, ma a casa hanno gli stessi problemi di tutti quanti. Genitore numero 4, il genitore pentito. Al parco di solito nascono le confessioni più allucinanti, basta prendere un po' di confidenza e neanche tanto quella. Non lo sopporto più, ma come fai tu a resistere? Anche i genitori più perfetti prima o poi crollano. Genitore numero 5. Il genitore provolone. Ci sono quelli che al parco fanno divagazioni sul tema. Al parco si va per giocare con i bambini, ma qualcuno o qualcuna trova qualche motivazione per concedersi qualche sguardo di troppo. Ricordatevi che non avete più 20 anni, ma soprattutto siete padri e madri di famiglia. Il genitore numero 6. Il genitore imprenditore. Non sta certo a me giudicare se un genitore si allontana più o meno dal proprio bambino mentre questi sta giocando al parco giochi. Ma i bambini sì, anche se loro giocano e sembrano concentrati assolutamente su quello che stanno facendo, in realtà ci guardano e aspettano la nostra approvazione. Osservarli anche senza lodarli per ogni passo che fanno è già per loro una grandissima soddisfazione. Genitore numero 7. I genitori stanchi. I genitori stanchi sono la preda preferita dei genitori perfetti. Perché verranno lì i genitori perfetti ad ascoltare tutte quante le peripezie che hai dovuto affrontare durante la giornata insieme al tuo pargolo e quindi alla stanchezza che ti ha provocato tutto questo, e loro non vedranno l'ora di riversare su di te tutte quante le lodi, tutti quanti i progressi, tutte quante le conquiste del loro pargolo. Genitore numero 8. I genitori annoiati. Eh sì, perché al parco giochi si trovano anche genitori annoiati. Anche loro sono la preda preferita dei genitori perfetti. Se il parco non vi piace, ci sono miliardi di attività che si possono fare, anche con della semplice pasta cruda in un contenitore. Genitore numero 9. I genitori bulli. I bambini imparano da noi anche a socializzare con gli altri, a condividere o a tenere per sé i giochi. Non si cambia il mondo copiando e incollando frasi prese qua e là su internet e messe su Facebook, se poi non insegniamo ai nostri figli le buone maniere. Genitore numero 10. I genitori padroni. Il parco è tutto loro, è solo loro, i giochi sono i loro. Dondolando il proprio figlio sull'altalena, non si curano della fila chilometrica che si è creata alle loro spalle, fatta di genitori e bambini in attesa. O il comune mette più altalene e scivoli, oppure impariamo cosa sia il bene comune. Ma come poter ovviare quando si incontrano questi tipi di genitori al parco? Con i genitori di fenomeni è importante tenere a mente una cosa: tuo figlio non è speciale, tutti camminano più o meno fra i 13 e i 15 mesi. Ovvio che ogni bambino agli occhi del proprio genitore è un piccolo Einstein, un piccolo Mozart. Un genitore di fenomeni si può arginare con la classica frase: sì, è vero, i bimbi di oggi sono davvero incredibili. Quando trovate dei genitori freedom che lasciano che il proprio bambino vandalizzi completamente il parco, non potete prendervela con il bambino. Se al parco c'è un cartello con scritto divieto di giocare a palla, eppure il bambino continua a giocare a palla, ma nessuno gli ha spiegato che quel gioco lì non si può fare, non potete prendervela con il bambino. E non dovete neanche sicuramente prendervela con un genitore. Basta che spieghiate tranquillamente se quei genitori si sono resi conto di cosa stia accadendo e magari fare un piccolo confronto sulle regole di condivisione degli spazi comuni. E comunque, vi ripeto, se c'è il cartello divieto di gioco a palla, non si capisce perché dovete portare i ragazzini a giocare a pallone al parco.
Certo, con i genitori noiosi verrebbe da dire: ma non ti sei stufata di parlare sempre di pappe e percentili? Voi innanzitutto osservate bene chi avete davanti. Ci sono mamme o papà che si sono anche a volte stancati di fare il ruolo, di giocare il ruolo del genitore perfetto, ma non lo confesseranno mai. Ecco perché è inutile scuoterli da quel torpore monotematico che hanno sempre da parlare delle stesse cose. Cercate di spostare la conversazione su argomenti diversi. Invece contro i genitori pentiti ho sentito tantissimo: se ti pesa tanto fare la mamma, potevi pensarci prima di avere un figlio. Anche i genitori perfetti a volte crollano e cercano di trovare modo di poter piangere sulla spalla di qualcuno, anche il più sconosciuto. Sicuramente il parco giochi non è un luogo adatto per confessioni del genere. Meglio parlarne con un'amica, con un amico. Poi ci sono i genitori provoloni. Ci sono i papà che magari con un bambino in braccio fanno i provoloni e tutte quante le mamme li guardano. Già ho avuto modo di definire questi tipi di genitori, questi tipi di papà. Le mamme, le altre mamme, le altre donne non guardano voi, guardano il vostro bebè. Quindi non prendetevi in giro. E comunque il parco non è il posto per andare a provarci con questa o con quell'altra persona. Poi c'è il genitore imprenditore. Smettila di telefonare e bada a tuo figlio, no? Non importa se quel momento al parco è l'unico momento della tua giornata in cui puoi sentire o puoi telefonare a quell'amica che non senti da tempo, a quel parente che ti ha chiamato in quel momento e non sentivi da anni. In quel momento tu sei lì con il tuo bambino. Il momento del parco è un momento di condivisione importantissimo, soprattutto per i più piccoli. E noi che facciamo? Lo sprechiamo stando al telefono, magari con qualcuno che neanche ci va di sentire. Quale scusa migliore? Scusami, sono al parco. Trunk. È triste sentire invece i genitori stanchi. Non lo sopporto più, non ce la faccio più, ma tu come fai? Ma tu come hai fatto? Sono assillanti. E cercano una soluzione, cercano un appiglio, cercano qualcosa, qualche motivazione per poter andare avanti. Lo pensiamo tutti, ma il punto è che non è bello dirlo davanti a perfetti sconosciuti che magari potrebbero anche prendere a male le tue parole. Semmai a volte siamo talmente stanchi che non riusciamo a controllare i nostri figli. Quella è un'ammissione di, non dico di debolezza, ma di normalità. Non siamo certo robot. E poi ci sono i genitori annoiati. La classica frase: che noia venire al parco, ma sempre le stesse cose. Ricordatevi che per il bambino ogni passo fatto su uno scivolo, ogni volata fatta su un'altalena, è un passo importantissimo per la sua crescita, è una conquista importantissima per noi. È come si dice, un piccolo passo per noi, ma un grande passo per quel bambino, per vostro figlio. Immedesimatevi in lui e scoprirete un mondo. Scoprirete che si può giocare anche con una foglia, con un ramoscello, guardando un uccellino, ascoltando un cane che abbaia. Se proprio non ce la fate, potete sempre comunque pensare questo: sì, mi piace il parco, ma preferisco fargli fare attività che lo stimolino in modo diverso. E ce ne sono tantissime, ne parleremo in un altro video. Con i genitori bulli spesso capita di vedere anche litigi all'interno dei parchi. Una cosa bruttissima. Perché? Ma non perché per un giudizio, perché è brutto litigare, perché a volte se lo meritano tanti genitori aggressivi, tanti genitori maleducati, che rendono maleducati e aggressivi anche i loro figli. Quando il bambino ancora piccolo inizia a socializzare le prime volte, è dura vederlo districarsi nella giungla del parco giochi insieme ad altri bambini. No, questo pallone è mio, no, questo è mio. Bambini che lo affrontano a brutto muso. Conta fino a 10. Tuo figlio deve imparare a gestire le prepotenze altrui, non a intervenire nelle liti come magari faresti tu, e soprattutto evita di litigare con altri padri o altre madri, perché i bambini ci guardano e imparano da noi. Se il litigio però si fa più serio, meglio chiedere alla mamma o al papà del bullo di intervenire e far capire a tutti e due chi sta sbagliando e dove sta l'errore. Per i genitori padroni sono due soltanto i rimedi. Il primo: o fare una colletta con tutti quanti e comprare un'altalena che possano tenere in casa, così che possa giocare 24 ore su 24 il loro bambino con quell'altalena, oppure mettersi lì vicino e fare come il cinese, con la pazienza, incominciare a dire al vostro bebè: dai, non piangere, vedrai che tra poco scende dall'altalena, in modo da far capire alla mamma o al papà, che magari fanno orecchie da mercante: oh, sbrigate, devi scendere. E poi volevo fare una chiosa finale. Io ho girato tantissimi parchi giochi in questo tempo con mia figlia e spesso ho potuto constatare con mano, veramente con mano, quanta sporcizia e quanto degrado c'è all'interno dei parchi giochi. Sembra che al comune, io sto a Roma, sembra che il comune di Roma per molte zone, alcuni parchi giochi sono tenuti veramente molto bene, specialmente quelli del centro, quelli della periferia molto molto meno. Si trovano vetri rotti, si trovano cartacce, si trovano mozziconi di sigaretta. Io un appello lo faccio al comune. È importante investire in questi spazi, perché se non ci sono spazi dove i bambini possono andare a giocare, o li facciamo giocare in casa e facciamo crescere dei rincoglioniti, e questo non credo che giovi alla società, oppure li dobbiamo far crescere in strada, in mezzo alle macchine, in mezzo al traffico, non in mezzo al verde sicuramente, non con dei giochi sani, e comunque in questi parchi così degradati, con il pericolo di tagli
di ferite e chissà cos'altro. Un altro appello invece lo voglio fare a chi getta mozziconi di sigaretta nei parchi, a chi spacca bottiglie di vetro sui giochi dei bambini, che poi noi genitori il giorno dopo troviamo pezzi di vetro sotto gli scivoli, pezzi di vetro vicino alle altalene, mozziconi di sigarette, sporcizia. Ok, il comune potrà anche non fare la sua parte, ma anche noi dobbiamo avere senso civico. Probabilmente fate questo perché vi fa sentire meglio, perché rende migliore la vostra esistenza, vi accontentate veramente di poco. Potete ubriacarvi, certo, ma da un'altra parte. Perché andare in un parco giochi? Perché sfregiare i giochi di un bambino? Perché se la vostra infanzia è stata triste, dovete renderla triste anche ad altri bambini? Un terzo appello lo faccio ai possessori di cani. Ma gli piacciono tanto i bambini. Ma non fa niente. Ma è tanto buono. Mio nonno mi ha insegnato che i cani non si confessano. Noi umani abbiamo una cosa che si chiama rimorso. Gli animali non ce l'hanno. Esistono oggi ormai quasi tutti i parchi. Esistono le aree cani. Aree dove portare i vostri animali ai bisogni. Aree dove i vostri animali possono scorazzare. Perché? Perché li dovete portare anche bestioni vicino alle aree giochi, vicino agli altri bambini. Magari qualche bambino potrebbe reagire male, potrebbe spaventarsi, quel cane potrebbe sentire quella paura, potrebbe avvicinarsi, quel bambino fare un gesto improvviso e quel cane doversi difendere. Difendere da un bambino. E poi? Che cosa può succedere? Se ne sentono spesso di casi del genere. Esistono le aree cani, portatele nelle aree cani, non le portate insieme ai bambini. Se voglio far stare mio figlio con un cane o con un animale, ce lo porto io. Non per forza dovete decidere voi anche per gli altri. Ci sono le aree per voi, portate i cani lì. Detto questo, spero che commenterete questo video. Spero che qualcuno di voi, se si riconoscerà in qualche figura di genitore che ho descritto, non se la prenda male. Non sono qui per giudicare nessuno. Dice, ma tu che tipo di Mario, ma tu che tipo di genitore sei? Ma forse sono un po' tutti quelli che ho descritto, o forse nessuno. Io penso che non esistano genitori perfetti, o genitori normali, o genitori semplici, genitori difficili. Esistono i genitori. E il genitore, come si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Perché? Perché dobbiamo far crescere un altro essere umano, cercare di farlo vivere insieme agli altri, insegnargli un'educazione. Non è che stiamo annaffiando una pianta o appunto stiamo dando da mangiare a un cane. Stiamo crescendo un'altra persona con la sua mente, con la sua mentalità, con il suo modo di essere. Dobbiamo cercare soltanto di essere genitori, aiutarci a vicenda e cercare di comprenderci e cercare di anche di riderci un po'. Quindi se non ho offeso nessuno, spero di non aver offeso nessuno, se vorrete commentare mi farà piacere confrontarmi con voi. Mi farà piacere soprattutto se ci sarà, anzi, mi farà dispiacere se ci sarà qualcuno di questi che vanno a spaccare le bottiglie nei parchi giochi che vorrà commentare e vorrà dirmi la sua. Sarò lieto di rispondervi e di farvi sapere meglio la mia idea su di voi e sui vostri gesti. Intanto vi saluto, vi prego, commentate, condividete questo video e vi mando un abbraccio a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!